Yeah. Yummy. Eccoci qua con un nuovo video. Yay! Io sono Carita Dolce, Nancy Amara, la mia sorellina. Siamo qua per farvi un video un po' diverso dal originale, per farci due risate assieme, ma anche perché noi siamo appassionatissime di questa app che è Snapchat. Ormai anche voi siete appassionati a come io lo pronuncio. Quindi abbiamo pensato di farvi questo video, di mostrarvi i tipi di persone che ci sono su Snapchat, perché anche per noi è un po' un'ossessione. Magari poi nei commenti diteci a quale categoria appartenete di queste che vi diciamo. Questo non è un video sponsorizzato, ma è un video che abbiamo pensato di fare noi proprio perché ci piace questa app. Anzi, vi invitiamo a seguirci su Snapchat. I nostri nickname sono Carita Dolce e Nancy Amara, ovviamente. Perché c'è un'app che ci disturba. Il primo tipo di persona è quella persona che su Snapchat usa soltanto un filtro dalla mattina alla sera. Quello del cane, che è un'ossessione. Allora, il filtro più utilizzato del cane. Anche a me piace, devo dire la verità, però mangiano con la lingua del cane. Bleh, 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 bleh. Il secondo tipo di persona su Snapchat sono quelle persone famose, le VIP, no? Le blogger, fashion blogger famosissime, che praticamente iniziano la giornata, la prima cosa che fanno è aprire Snapchat e raccontare tutta la loro giornata. Come iniziano? Guys, welcome, good morning in New York, shooting with my friend lunch. Hi guys, hello. This is my lunch, healthy lunch, un salad. Un salato. Yeah. Yummy. Good morning, this is our shooting time with my friends. Good morning, this is our shooting time with my friend. New York shooting. Terzo tipo su Snapchat è quella persona che fa vedere solo una parte del suo corpo, sempre solo quella. Da vicino, ingrandita, per mettere paura. Ossessionata, tipo l'occhio. Gente fa vedere solo l'occhio dalla mattina alla sera. Solo la bocca. Perché? Perché? Oggi sono felice. Si vede proprio. Oggi sono triste. Quarto tipo di persone su Snapchat sono quelle persone senza pudore. Va bene, su Snapchat è vero, ci facciamo vedere naturali come mamma ci ha fatto, ma appena svegli con le caccole ancora negli occhi, oppure sulla tazza del cesso, nella vasca da bagno, ma un po' di pudore, un po' di dignità, dai. Good morning. Buongiorno ragazze, sono le 6:30 del mattino, sono stanchissima e fuori piove, adesso mi devo preparare per questa fantastica giornata, che mal di pancia, ci vediamo dopo. Ma che cazzo è successo? Un altro tipo di persona su Snapchat è la persona che canta canzoni intere in playback, per fortuna. Tutto il giorno a cantare con Snapchat. Che palle. Cantanti mancati proprio. Fallite più che altro. Thank you.
a te il cuscino e piangi, non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più. E pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile. E infine ragazze, l'ultimo tipo di persone su Snapchat è quello che utilizza tutti i filtri, tutti! E appena esce un filtro nuovo, zac! Uno zac! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10! Quello siamo noi! Noi siamo tutti i filtri, quelli pure più stupidi! È bellissimo! E usano Snapchat solo con i filtri! Pensa che a volte dicono anche pensieri importanti di un certo valore utilizzando i filtri più stupidi del mondo, che hanno le vocine che non si capisce nulla! Ragazze, volevo dare una comunicazione importante che veramente mi tocca tantissimo. Devo andare a un funerale perché c'è una cosa. Ma come sono bella, un trucco proprio sobrio, semplicissimo, vado al supermercato così. Se fate cattive vi vengo in sonno stanotte. Miss Italia, sono proprio bellissime. Sì, guarda, sono tutte denti. È tutto ragazze, noi ci siamo divertite tantissimo a fare questo video, speriamo di avervi strappato un sorriso, soprattutto ci teniamo a dire che non vogliamo prendere in giro nessuno, anzi ci mettiamo anche noi, perché noi facciamo tutte queste cose, noi le facciamo forse tutte. Solo mangiare l'insalata. Diciamo che poco solo l'insalata, se ci mettiamo vicino un po' di pizza, due maccheroni, allora sì. Se vi piace come idea, magari vi possiamo fare anche, non so, tipi di persone su Instagram, sì, su Facebook. Sì, è molto divertente. Se vi piace lasciate un bel pollice in su, così facciamo un altro di questi video. Noi come al solito vi mandiamo un bacio grandissimo, mi raccomando venite a seguirci su Snapchat, così potrete vedere proprio che noi facciamo tutte queste cose che abbiamo detto, non ne risparmiamo una. Ciao!